Questo è un approccio. Secondo Focus Group sul turismo, organizzato dalla Comunità Montana Vallo di Diano nell'ambito della strategia delle aree interne, si è svolto giovedì a Palazzo Gervasio a Montesano sulla Marcellana dopo il primo incontro che si era tenuto a Padula. Decine di operatori del settore hanno continuato a sviluppare il lancio del portale turistico comprensoriale e hanno discusso delle iniziative connesse allo sviluppo turistico futuro della destinazione Vallo di Diano. Un processo partecipato, come è stato detto dall'assessore dell'ente montano Pagliarulo, che porterà il territorio a redigere il proprio piano di sviluppo turistico. In questa fase si stanno raccogliendo le idee progettuali. Il presidente Cavallone punta a riunire il territorio e a creare le condizioni per abbracciare al meglio le opportunità legate all'alta velocità. Bisogna creare un brand, un marchio per il nostro intero territorio che possa attrarre le persone all'interno del nostro territorio. Abbiamo un'occasione unica anche perché con l'arrivo dell'alta velocità e la fermata all'interno del Vallo di Diano sicuramente le distanze si accorciano e i nostri giovani che dovessero anche lavorare fuori potrebbero muoversi agevolmente percorrendo anche distanze di centinaia di chilometri nell'arco della stessa giornata. Il compito della politica è di cercare di mettere in rete tutti, ma soprattutto deve creare quelle che sono le infrastrutture all'interno del nostro territorio, bisogna creare quella mentalità culturale che abbatta le divisioni territoriali tra i vari comuni che rimarranno di per sé, ma un cittadino che viene dovrà spaziare nei vari comuni, dalla Certosa alle grotte di Pertosoletta, alla bellezza artistica di Teggiano, al centro storico di tutti gli altri comuni, metterci tutti insieme per creare una rete anche di comunicazione che possa sviluppare il nostro territorio nel futuro e soprattutto possa dare un futuro anche ai nostri giovani.